Un rinnovato saluto dalla nostra redazione con una notizia delicata che apriamo una nuova edizione di TRC Notizie. Una bambina ligatese di 11 anni è stata aggredita da un cane pastore maremmano che le ha provocato ferite in varie parti del corpo. Per la piccola 10 giorni di prognosi salvo complicazioni. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì nel quartiere Playa Fondachello dove abita la piccola. La bambina era davanti alla sua abitazione tenendo al guinzaglio il suo piccolo cane da passeggio. Improvvisamente un pastore maremmano le si è scagliato contro nel tentativo di azzannare la bestiola. Grazie all'istintiva immediata reazione della bambina che ha gettato il guinzaglio, il piccolo cagnolino si è salvato mentre l'undicenne è rimasta preda all'inferocito cane che l'ha azzannata. Il cane è stato poi recuperato dal personale dell'ASP e messo sotto osservazione. Al proprietario è stata elevata una contravvenzione di 160 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri di Licata. Ed è un episodio tutto ancora da chiarire, quello che si è verificato l'altra sera, a casa dell'imprenditore bivonese Ignazio Cutrota, testimone di giustizia che con le sue dichiarazioni ha fatto arrestare e condannare i suoi estorsori. I carabinieri della scorta hanno infatti individuato un soggetto che si aggirava con fare sospetto attorno alla casa dell'imprenditore incontrata a San Leonardo. Pare che al momento della scoperta l'individuo si trovasse vicino a un escavatore che l'impresa edile di Cutro ha recentemente acquistato. Vistosi scoperto, l'uomo si è dato alla fuga, i carabinieri lo hanno inseguito, ma il personaggio misterioso è riuscito a far perdere le sue tracce. Ulteriori indagini sono in corso per individuare l'uomo e soprattutto il motivo per il quale si trovava lì. Ancora scafisti in carcere ad Agrigento, la squadra mobile agrigentina dopo serrate indagini è riuscita a identificare quattro extracomunitari che avrebbero coordinato le operazioni di imbarco e sbarco di oltre 500 profughi giunti a Lampedusa su due diverse imbarcazioni lo scorso 6 e 19 agosto. Sono state individuate ed arrestate dagli agenti della squadra mobile di Agrigento quattro extracomunitari ritenuti essere presunti scafisti di due sbarchi avvenuti a Lampedusa lo scorso 6 e 19 agosto. Secondo la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha coordinato le indagini, i quattro avrebbero diretto ed effettuato il trasporto illegale dei profughi, ponendoli a rischio per la loro vita e per la loro incolumità, il tutto per trarne profitto, causando inoltre quale conseguenza ulteriore non voluta la morte di più persone. Il provvedimento è stato disposto dal PM del Tribunale di Agrigento Andrea Maggioni. Dopo le formalità di rito, i quattro sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Contrada Petrusa. Si tratta di Mohamed Kamis, egiziano di 32 anni, e dei palestinesi Eldib Haitham, di 28 anni, ed Eldib Mohamed di 27. I due palestinesi sono accusati di lesioni aggravate nei confronti di un immigrato che durante la traversata che portò a Lampedusa il 6 agosto scorso oltre 430 immigrati le aveva accusati di non essere in grado di guidare il barcone. I due l'avrebbero accoltellato. Il ferito, una volta giunto a Lampedusa dopo essere stato soccorso e medicato al poliambulatorio, ha raccontato tutto ai poliziotti. L'altro scafista è invece Mohamed Benihai, tunisino di 25 anni, indiziato d'essere lo scafista dello sbarco che il 19 agosto portò a Lampedusa 110 persone. Questo secondo barcone venne soccorso dalla Guardia Costiera di Lampedusa quando si trovava a 20 miglia dalla Maggiore delle Pelagie, nei pressi dell'isolotto di Lampione. A segnalare l'imbarcazione in difficoltà era stato l'equipaggio di un peschereccio tunisino. Incidente stradale stanotte intorno alle 3 circa al bivio tra la via Cavalieri Magazzeni e la via dei Fiumi ad Agrigento. Una Toyota Yaris con a bordo una donna agrigentina si è scontrata con un'utilitaria Suzuki sulla quale viaggiavano 3 giovani di Favara. Ad avere la peggio sono stati i favaresi trasportati con 2 ambulanze del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in seguito ad alcuni traumi e contusioni riportati a causa dell'impatto. Anche la donna in evidente stato confusionale e improbabile stato di ebbrezza alcolica è stata portata al nosocomio agrigentino, ma solo per accertamenti. Sul posto hanno lavorato i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Agrigento e i poliziotti della sezione volanti. Una discussione tra vicini di casa si è trasformata in una violenta rissa, è accaduto nel centro urbano di Agrigento, a fronteggiarsi due giovani donne che si sono prese a schiaffi, pugni e insulti. Poi una delle due ha tirato fuori anche un coltello, l'altra nel tentativo di renderla inoffensiva si è ferita ad un braccio. Provvidenziale l'intervento dei poliziotti della sezione volanti, tutto sembra essere nato da alcuni dissidi condominiali. La ferita è stata trasportata con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, è stata giudicata guaribile in 10 giorni.
e i carabinieri hanno arrestato Alessandro Vincenzo Maurici, 30 anni, operaio di Serra di Falco, per porto abusivo di armi e fabbricazione non autorizzata. Sotto la sella del ciclomotore all'indagato i militari hanno trovato una pistola funzionante ma di produzione artigianale. In casa di Maurici è stato poi ritrovato il materiale per la costruzione delle armi. È un macelleo di 21 anni, Vincenzo Farchica, mentre lavorava nella macelleria in via Venezia Gela, a causa di una distrazione si è conficcato un grosso coltello in pancia, la lama utilizzata per disossare la carne è entrata in profondità nell'addome, l'uomo è stato portato nell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, la prognosi è riservata. Il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo ha convocato per domani mattina a Palazzo d'Orleans il vertice con i gruppi parlamentari che sostengono il governo tecnico. È il primo appuntamento dopo una brevissima pausa estiva, spiega Lombardo, per essere pronti a rilanciare quei programmi essenziali allo sviluppo economico della nostra regione. Lombardo prende posizione sull'abolizione dei comuni con meno di 1000 abitanti. Sono fermamente contrario all'ipotesi di abolire i piccoli comuni. Non si può cancellare un'identità, una bandiera, un campanile, una passione, una partecipazione, una storia, una cultura che si sono costruiti talvolta nei secoli. Semmai per i comuni pensiamo a ridurre i consiglieri e gli assessori, non le indennità che sono, in quei casi non riducibili. I vigili del fuoco di Agrigento hanno annunciato lo sciopero provinciale se non verrà attivata la procedura di conciliazione prevista dalla legge per risolvere la vertenza nata, tra l'altro, dai mancati pagamenti degli straordinari fatti dal personale in occasione dell'emergenza sbarchi a Lampedusa. I pompieri chiedono anche l'assegnazione di una motobarca d'altura e di personale specializzato, di autogru sia ad Agrigento che a Lampedusa, di automezzi per il soccorso e l'istituzione di un distaccamento vigili del fuoco terrestre a Lampedusa. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, si legge in una nota, preannunciamo ulteriori forme di mobilitazione ricorrendo allo sciopero di tutto il personale di Agrigento in tutto il territorio provinciale, aeroporti compresi. A distanza di poche settimane dalla presa di posizione sulla precarietà e inadeguatezza dei collegamenti marittimi con le isole Pelagie che penalizzano l'intero comparto turistico del comprensorio, il sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto, è tornato a intervenire accusando il governo nazionale di scarsa attenzione e sensibilità verso questo delicato e importante problema. È perfettamente inutile, ha detto Firetto, che da Roma si facciano proclami e si lancino ipotetiche iniziative per la soluzione dei problemi di Lampedusa quando non si è in grado neppure di adeguare e potenziare i collegamenti già esistenti con le isole Pelagie effettuati con mezzi ormai obsoleti e inadeguati per garantire un efficiente servizio passeggeri e merci. I problemi del turismo delle Pelagie non si risolvono con un annuncio ad effetto di acquisto di ville o l'apertura di case da gioco, i problemi vanno affrontati seriamente puntando innanzitutto sui collegamenti marittimi. La tratta Porto Empedocle Linosa Lampedusa continua Firetto ormai da considerare una sorta di cerniera sul Mediterraneo che quotidianamente assolve vitali compiti di collegamento con le isole e questo servizio viene svolto in maniera precaria e rocambolesca attraverso l'utilizzo di catorci del mare troppo spesso in avaria e il governo regionale, conclude il sindaco Firetto, non stia a guardare. L'intero Consiglio Provinciale di Caltanissetta, unito contro la possibile soppressione dell'ente voluta dal disegno di legge del 13 agosto scorso, ieri nel corso dell'ultima riunione del consesso è stato approvato all'unanimità un documento con il quale ferma opposizione viene manifestata nei confronti del provvedimento. 30.000 abitanti in più e quest'ultimo scorcio di agosto sarebbe passato con molta più tranquillità e serenità per l'intera provincia di Caltanissetta, che invece si trova a dover fare i conti con la possibile soppressione dell'ente definita dal disegno di legge approvato lo scorso 13 agosto e che prevede il taglio delle province su tutto il territorio nazionale che non raggiungono i 300.000 abitanti. Un rischio contro il quale si è mobilitato il Consiglio Provinciale di Caltanissetta, che nella riunione di ieri sera ha prodotto un documento nel quale vengono racchiuse tutte le rimostranze nei confronti di questo provvedimento e le proposte necessarie per un suo possibile annullamento. Nel corso della riunione il Consiglio Provinciale ha fatto proprio il documento dell'Unione Province Italiane, stilato lo scorso 24 agosto a Roma, e che prevede l'approvazione urgente di una riforma costituzionale del Parlamento e della composizione dei consigli regionali e definisca in modo chiaro e organico i limiti dimensionali minimi delle circoscrizioni territoriali delle regioni, delle province e dei comuni e lo stralcio delle norme ordinamentali, in particolare degli articoli 15 e 16 della manovra, la revisione dell'articolo 133 della Costituzione, spostando la competenza legislativa dallo Stato alle regioni per la modifica delle circoscrizioni provinciali che non raggiungono
limiti dimensionali adeguati per l'esercizio delle funzioni di area vasta e per la soppressione delle province nelle quali sono istituite le città metropolitane. Il Consiglio provinciale ha inoltre chiesto la mobilitazione delle rappresentanze parlamentari, sindacali e istituzionali, espressioni dell'intero territorio provinciale, perché svolgano ogni utile iniziativa in difesa della provincia di Caltanissetta, contrapponendosi ad ogni scelta che ne comporti la soppressione. Nell'appello dei consiglieri provinciali non è mancato anche la richiesta di intervento da parte del Presidente della Regione Raffaele Lombardo, invitato ad impugnare dinanzi la Corte Costituzionale l'articolo 15 al fine di mantenere il livello provinciale di governo come costituzionalmente garantito dall'articolo 114 della Costituzione. Infine è stata deliberata la Costituzione, unitamente alla provincia di Enna, altro ente a rischio soppressione, di una unità di crisi permanente che avvia ogni utile iniziativa per la tutela e la salvaguardia del territorio. È stata esperita al Comune di Caltanissetta la gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani. La ditta che si è aggiudicata in via provvisoria il servizio è il consorzio Maresol, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 99,243. Arrivata seconda con il punteggio di 95,0 la cooperativa Città del Sole, attuale gestore del servizio, che pertanto concluderà il 30 settembre. E martedì prossimo a San Leone si terrà una serata di musica per sostenere il centro antiviolenza Telefono Aiuto. La manifestazione si chiama Voglio esserci anch'io ed è stata presentata alla stampa ieri pomeriggio. Le interviste. Quali casi insidiosi si trova ad affrontare ogni giorno Telefono Aiuto? I casi sono diversificati, non ci sono solo donne, tant'è che il nome del telefono aiuto era per evitare un etichettamento di donne, ma da noi chiamano donne, chiamano minori, chiamano anche uomini. Anzi, da buon tempo abbiamo avuto un aumento di chiamate da parte degli uomini, specialmente quelli che si separano da poco e hanno bisogno anche di un supporto psicologico. La serata di giorno 30 serve proprio a alimentare il sostegno a queste iniziative, a questa realtà? Sì, la serata noi lavoriamo tutto l'anno, quindi approfittiamo anche di queste iniziative che hanno uno sfondo apprendamento, diciamo, goliardico, musicale, per raggiungere anche quelle persone che magari non sono difficilmente raggiungibili. E comunque devo dire che ogni anno abbiamo sempre una grande adesione da parte sia degli amici che ci seguono, sia dei musicisti, e quest'anno penso che andrà sempre meglio dell'anno passato. Già questo è il quarto anno della manifestazione Voglio esserci anch'io. C'è tanto bisogno di aiuto, anche la scelta del nome della manifestazione Voglio esserci anch'io è un messaggio per tutti, quello cioè che tutti coloro i quali saranno presenti questa serata vogliono essere accanto a noi per la difesa dei diritti delle donne, perché stiamo parlando dei diritti elementari delle donne, che è quello del rispetto all'interno della famiglia. Telefono Aiuto esiste ormai da 8 anni, lavora in tutta la provincia con i suoi operatori specializzati e abbiamo permesso che uscisse fuori il fenomeno della violenza intrafamiliare, non che non ci fosse, ma che finalmente se ne parlasse tranquillamente e soprattutto le donne potessero trovare un valido aiuto attraverso un'equipe di operatori specializzati, attraverso la collaborazione con le forze dell'ordine e comunque con una serie di servizi che vengono offerti gratuitamente, in maniera tale che le donne possano trovare un attimo una risposta a quelli che sono i loro problemi che magari si portano avanti da tanti anni. Lo sportello regionale dell'Istituto regionale della vita e del vino di Canicattì organizza un viaggio studio in Puglia dal 9 all'11 settembre prossimi. L'iniziativa, in collaborazione con l'Università di Bari, porterà alla visita dei campi dimostrativi varietali di uva da tavola e da vino. Da Canicattì potranno partire 50 produttori del bacino dell'Uva Italia. Le iscrizioni sono raccolte presso gli uffici di Via Allende. E in continuità con quanto realizzato negli ultimi anni, la Segreteria Provinciale di Forza Nuova e gli studenti di lotta studentesca, a partire dal 29 agosto per tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20, organizzano la terza edizione del mercatino del libro usato, che si svolgerà nei locali della sezione di via Cicerone ad Agrigento. I dati recenti forniti dalle varie associazioni di consumatori parlano di un aumento del 37,5% della spesa scolastica. Ogni famiglia italiana affronterà quindi ben presto non solo l'ormai famigerata manovra economica correttiva del governo, ma anche il decreto 43 del maggio 2011 firmato dal ministro Gelmini, che sancisce l'inesorabile rialzo dei cosiddetti tetti di spesa per i libri scolastici di ogni indirizzo e grado di scuola. Adesso...
È stato presentato ieri pomeriggio nel complesso Santo Spirito di Agrigento il nuovo libro di Salvatore Indelicato Solo per amore. Dopo 6 anni dalla pubblicazione di Fossi nato là, l'autore costruisce con la consueta abilità narrativa un'altra avvincente storia che ne costituisce la naturale continuazione. Nonostante i romanzi vivano di vita propria, Indelicato rimane fedele alla trama già imbastita nella precedente fatica letteraria. Anche questo lavoro è infatti ispirato e dedicato alla figura dell'attore Giovanni Russo. Russo Archeoli, nonno dello scrittore, per circa 60 anni Giovanni Russo Archeoli ha calcato le scene con la compagnia del piccolo teatro pirandelliano, riscuotendo ovunque numerosi consensi e riconoscimenti. La scrittura dei due romanzi nasce dall'esigenza dell'autore di rendere un giusto omaggio al proprio nonno e di farne conoscere la figura alle nuove generazioni, considerato che Archeoli per tanti anni si è adoperato per diffondere la cultura agrigentina attraverso le opere di Pirandello. Mentre nel primo romanzo l'autore racconta la storia della madre che è rimasta incinta e costretta per una serie di tragiche circostanze ad abbandonare il figlio alla rota, nel secondo libro è proprio Giovanni, il protagonista, il quale ha appresa drammaticamente la verità sulle sue origini. Una volta divenuto adulto decide di dedicare la sua vita alla ricerca della vera madre e delle proprie radici. È costata 2.500 euro con un quasi pareggio di entrate. Quest'anno la Sagra della Cipolla a Castrovilippo, e quanto rende noto il presidente del Comitato Civico Sant'Antonio, Mario Taibbi, che tracciando un lusinghiero bilancio della manifestazione ha ringraziato quanti hanno collaborato alla realizzazione della 19ª edizione della Sagra. Adesso, annuncia Taibbi, è il momento di tipizzare i nostri prodotti locali con marchi riconosciuti come l'IGP. La prossima settimana Canicattì festeggia la Madonna dell'Aiuto. Nella chiesetta alla periferia della città sarà un fervore di iniziative religiose, ma anche di spettacolo e tradizione. L'intervista. Padre, da domenica prossima si apre la settimana dedicata a Canicattì e alla Madonna dell'Aiuto. Sì, proprio domenica prossima inizieremo i festeggiamenti in onore della Madonna dell'Aiuto, una festa antica, una festa molto partecipata. E anche quest'anno abbiamo preparato con il Comitato un bel programma e inizieremo, come dicevi tu, proprio domenica prossima. Inizieremo questi festeggiamenti con un atto di impegno da parte delle componenti del Comitato. E voglio spendere ancora una volta una parola di ringraziamento per questo Comitato che è veramente impegnato, disponibile, e tutto quello che riusciamo a fare in parrocchia lo devo a loro, tanto agli uomini quanto alle donne. Ecco, domenica atto di impegno da parte dei componenti del comitato, e poi il lunedì mattina ormai un pellegrinaggio che è diventato molto sentito e molto partecipato da tutti i canicattinesi. Ecco, durante questo pellegrinaggio che inizierà alle 6 del mattino in piazza 4 novembre con il raduno e poi la partenza alle 6:15, durante questo pellegrinaggio chiederemo innanzitutto perdono a Gesù e a Maria per tutte le nostre infedeltà, e poi mentre camminiamo pregheremo per riparare, per chiedere anche grazie e favori a Gesù per intercessione di questa mamma straordinaria. E quest'anno vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, per i nostri giovani canicattinesi. Ecco, proprio domenica ricorre il 30° di Lillo Giardina, quel giovane che tutti abbiamo conosciuto e sappiamo che è morto tragicamente. Ecco, quando Lillo era gravemente ammalato, era in rianimazione, i giovani si sono mobilitati, tante iniziative per chiedere a Gesù il dono della guarigione per questo ragazzo. Purtroppo sappiamo che Lillo non ce l'ha fatta, ma io voglio invitare ancora una volta i giovani a continuare a pregare, non solo per Lillo, per la famiglia di Lillo, ma dobbiamo pregare tutti insieme per avere una gioventù migliore, una gioventù più impegnata, una gioventù che sia veramente alla ricerca dei veri valori. Ecco, non si è potuto fare il pellegrinaggio per Lillo quando era gravemente ammalato. Invito i giovani a partecipare a questo pellegrinaggio e ci tengo molto. Io nel giorno del funerale ho invitato i giovani a prendere coscienza di tante cose belle
del valore della vita e di tanti altri valori. Quindi allora questi giovani vengano, continuiamo a pregare per Lillo, ma anche per questi giovani. Il programma, dicevo, è intenso, tanto quello religioso quanto quello ricreativo. Ogni pomeriggio ci raduneremo alle 6, Santo Rosario, Santa Messa, ci sarà il Padre Predicatore e poi subito dopo la Santa Messa, sera per sera ci metteremo fuori nello spiazzale e ci saranno tanti bei momenti ricreativi, passeremo tante belle serate insieme. Come non sottolineare il giorno della vigilia, il sabato, con la sacra della salsiccia, con Nenè Sciortino, ecco, tanti conoscono questo bravo giovane, è un cantastorie che con la sua chitarra e altri amici allieterà le nostre serate. Ma al di là dell'aspetto ricreativo, ecco, voglio invitare tutti a partecipare a questa bella festa, tanto sentita dai canicattinesi, che risale a tanti secoli fa. E quindi durante tutte queste giornate continueremo a pregare affinché la Madonna protegga la nostra città. Intanto continua a Canicattì la festa di San Diego, oggi è la giornata della sofferenza con l'unzione degli infermi. Il programma culturale prevede invece un concerto di arie sacre che saranno eseguite dal soprano Letizia Colaianni e dal tenore Leonardo Alaimo, accompagnati dal pianista Marco Curtopelle. Sarà possibile assistere alla performance questo pomeriggio alle 19 nella chiesa di San Diego. Passiamo adesso allo sport, è cominciata da qualche giorno la stagione agonistica della nuova società di calcio di Canicattì, la SD Canicattì 1928. Nata dopo l'acquisizione del titolo sportivo dell'Airone Sommatino. La società prenderà parte al campionato di prima categoria e al timone della guida tecnica vi sarà Basilio Fotti. L'intervista. Il prossimo campionato di prima categoria vedrà ai nastri di partenza anche una nuova formazione canicattinese che si è, società che si è costituita proprio in queste settimane. Ci sarebbe da fare una piccola panoramica per quanto concerne questo tipo di domanda che mi stai facendo ed è la seguente, la panoramica. Innanzitutto noi abbiamo intenzione con questo gruppo di picciotti amici, io li chiamo picciotti amici perché sono veramente dei ragazzi che sono disponibilissimi nell'ambito della società e anche nell'ambito della del nostro territorio, i quali vogliono dare un contributo sociale a questa iniziativa. Fatta questa premessa è ovvio che noi ci dovremmo strutturare in maniera adeguata per fare un certo tipo di pubblicità e una certa conoscenza alla gente per sapere cosa stiamo facendo e cosa chiediamo poi in futuro, cosa si chiede, cosa si vuole fare, cosa si vuole organizzare. E di fronte a questo tipo di organizzazione abbiamo strutturato una nuova società che è la continuità della Pro Canicattì. Cioè, cambiano a volte gli aggettivi, possono cambiare i sinonimi, però il contenuto è quello che noi avevamo precedentemente sostenuto, quello di educare i ragazzi affinché questo tipo di educazione, la ribadisco, l'ho ribadito in tante sedi, possa essere di contributo alla nostra immagine sociale e cittadina, affinché non si verifichino quegli episodi che noi sappiamo che sono sconci per la nostra dignità civile, per la nostra esistenza normale. Bene, il contributo che vogliamo dare è questo qua, partendo dai quartieri, partendo in tutto il territorio, nelle scuole, negli ambienti dove operano giovani, e dare a loro un contributo. Questo è il fine principale, nobile della nostra società. Detto questo, che sia poi la prima categoria come prima squadra, ma c'è anche l'altra struttura notevole che è il settore giovanile, che va espresso e strutturato sia al campo che anche fuori nei quartieri. Ecco, a livello proprio di società lei ha assunto il ruolo di guida tecnica della squadra, non tralasciando, come ha appena detto lei, il suo impegno nei confronti proprio del richiamo, nei confronti dei giovani canicattinesi.
Allora, io ho fatto sempre un lavoro per la mia città, oggi la posso definire mia città perché fra l'altro volevamo dare alla nostra società, oltre che pro Canicattì, a favore di Canicattì, città di Canicattì. Quindi già è connesso il nostro obiettivo nella struttura di lavoro che noi ci presupponiamo di realizzare. I giovani per noi sono la prima esigenza, i giovani per noi sono il primo momento di raccordo, il primo obiettivo da perseguire per dare loro non una totale educazione, ma contribuire esclusivamente a quelle che sono tutte le altre agenzie, che possono essere la famiglia, la chiesa, con i quali noi dobbiamo sempre collaborare strettamente affinché questi giovani possano avere un pochettino di quella tranquillità che oggi si esige, visto che manca il lavoro, visto che mancano altri mezzi, altri obiettivi. Noi vogliamo dare un piccolo aiuto perché possono essere sereni ad affrontare la vita di relazione a venire. Dopo questa intervista io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.